Sì, il libro è nato all'inizio come un diario, poi diciamo che è stata una medicina per me, mi è servita a sfogarmi, essendo che io ricordavo anche tutto di quel giorno. Quindi diciamo che la mia psicologa mi ha aiutato a formare un libro e mi ha messo a contatto con le case di Geobos, quindi è uscito fuori un libro. Purtroppo io ricordo tutto, forse è questo pure che mi fa stare più male, cioè entrare pure a scuola e ricordarmi tutto. Mi ha aiutato a sfogarmi e a scrivere i pensieri miei di ogni giorno, quando magari ero triste a scrivere, a buttare giù qualche pensiero, mi ha aiutato molto. Io sono molto contenta di chi leggerà il mio libro, anche perché non farà del bene solo a loro stessi, ma anche a chi doneranno i soldi, perché io ho ricavato sarà devoluto in beneficenza, proprio perché Melissa aveva il sogno di fare del bene e io, il mio scopo è proprio questo, di proseguire i suoi sogni. Comunque sono molto contenta perché ho ricevuto già su Facebook i primi ringraziamenti perché insegnamento di vita, gli ho fatto capire che le amicizie sono importanti, che la vita di per sé già è molto importante. Una reazione stimolata dall'intera città di Brindisi, da questa comunità che ha trovato la forza di reagire già dalle prime ore successive alla tragedia un anno fa. Lo abbiamo dimostrato tenendo le scuole aperte, parlandone per strada, organizzando dibattiti, manifestando in piazza in migliaia, forse decine di migliaia in più occasioni. E il 19 maggio del 2012 è stato un giorno tragico. Ma è stato anche il giorno del riscatto, l'inizio di una nuova fase della vita cittadina di questa comunità, e quando parlo di comunità parlo di Brindisi e di Mesagne, una comunità che ha saputo reagire e che ha impostato una vita oggi improntata sulla legalità, sul rispetto reciproco, sulla coesione sociale. Su questo solco stiamo continuando a camminare.